giocavi solo da noi. Tutte le partite della Lube Volley, in diretta, in casa e trasferta, solo su VD Volley, la radiocronaca in diretta della Lube Volley. Della Lube Volley, in diretta, in casa e trasferta, solo su VD Volley, la radiocronaca in diretta della Lube Volley. Su Radio Arancia e Arancia Television, canale 210 del digitale terrestre. Noi saremo forti anche singolarmente, l'abbiamo visti, li conosciamo, ma saremo solo fortissimi se riusciremo a lavorare, caro Giampaolo, di gruppo. Se riusciremo a lavorare di squadra, e la squadra non la faremo solo noi, come diceva Simona, la squadra la faremo con tutto il palazzetto. Osmani Mantorena, è la vittoria della Lube, è la vittoria della Lube, una grande vittoria della Lube, ad un passo adesso dalle semifinali. Giannelli, Russell! Trento, campione del mondo! Thank you.
Buonasera, un saluto che vi giunge dall'Euro Suole Forum di Civitanova, 75esimo campionato italiano di pallavolo Superlega Credem Banca. In campo per la nona di andata la Cucine Lube Civitanova, opposta alla formazione brianzola della Vero Volley, partita che è iniziata da due minuti e che vede la Cucine Lube avanti subito 3-0 con un punto di Bruno e due contrattacchi portati da Osmani Wantorena. Diamo anche il saluto a chi mi supporta alla mia sinistra, alla parte tecnica Sauro Santini, alla mia destra per il commento tecnico Stefano Donati. Ciao Stefano. Ciao Fabio, buonasera a tutti quanti. Straordinaria go-go per noi che dobbiamo commentare le partite interne della Lube. 9 vittorie consecutive, la Lube cerca di suonare la decima. Sì, cerca di suonare la decima, una Lube che ha, diciamo, praticamente in campionato non steccato nessuna partita, magari ha sofferto un po' nelle situazioni nelle quali deve giocare ogni tre giorni in trasferta e quindi magari qualche piccolo inceppamento come a Ravenna ci può stare, ma che continua a vincere e questa sera ad esempio ha iniziato a giocare benissimo. 4-1, mi sono fermato un attimo perché c'è stato il diagonale stretto di Osmani Wantorena, finito in campo, i giocatori di Monza l'hanno battezzato out, Wantorena li ha sfidati dicendo chiama il check, che è arrivato, primo video check della serata. Noi ne approfittiamo per dare lettura dei sestetti in campo con la Vero Volley Monza che si schiera con Santi Orduna in costruzione, l'opposto è Bartosz Kurek. Schiacciatori di posto 4 Donovan Zavoronok e Yassin Luati, dal centro Josifov e Beretta con il libero che è Riccardo Goi. A disposizione del tecnico Soli ci sono con il 3 Calligaro, con il 6 Federici, con l'11 Galassi, con il 14 Capelli, con il 18 Buchegger e con il 17 Sedlacek. Ora l'attacco in rete di Monza, quinto punto per la Lube, viene fischiato il quarto tocco sull'attacco di Monza. Partenza sicuramente importante quella della Lube che è subito avanti di 4 punti. Sì, peraltro però Monza sta giocando un po' con il freno a mano tirato, non so se sei della stessa opinione, abbiamo visto sostanzialmente un solo attacco vero di, come dire, tale da poter essere chiamato attacco, finora sta cercando di gestire i colpi nonostante una ricezione che tutto sommato è abbastanza positiva. La Lube è anche molto efficace al servizio, commette il primo errore adesso quando Simon forza, ma fino a questo punto aveva tenuto bene anche in battuta. Secondo punto Monza con l'errore di Simon. Noi diamo lettura del sestetto della Lube che rispolvera, con Fefe De Giorgi che rispolvera tutti i titolari. Infatti si parte con Bruno Mossa del Resenji in costruzione, l'opposto è Amir Gafur. Wantorena recuperato dopo i problemi all'adduttore e Leal a costituire la coppia di schiacciatori di posto 4, dal centro Simon e Anzani, ora a segno per il 6-2, il libero è Balaggio in panchina con il 2 Kovar, 3 Dolost, 4 Marchisio, 6 Massari, 11 Rikliski, 12 Diamantini, 16 Bieniek, ora Ace, punto direttamente dalla linea di 9 metri per Bruno, secondo punto personale per il palleggiatore brasiliano, 7-2, rientra Wantorena, ma onore al merito ad un Giri Kovar che ha disputato questo scorcio di campionato in sostituzione di Osmani Wantorena alla grande, tanto che si vocifera di una sua possibile convocazione in nazionale e il suo nome circola anche in quelli papabili, insomma, per un'eventuale convocazione per le Olimpiadi. Parto dalla fine, l'Italia ha, diciamo, un neo nei posti 4, diciamo un po' atavico perché ormai viene da molti anni in cui non riusciamo a trovare un posto 4 efficace e via via si stanno snocciolando le candidature. Lo stesso Kovar si è detto contento di poter essere inserito in questo novero e ha detto che avrebbe accettato di buon grado la convocazione di Blengini, che peraltro penso lo conosca più che bene. Molto dipende dalla sua condizione fisica, certamente lui in forma è uno dei migliori posti 4 italiano. Abbiamo visto anche il ritorno in campo di Randazzo domenica, che sarà probabilmente un giocatore che
arriverà a fine stagione in forma e che quindi anche lui sarà nella batteria dei posti 4. Va a finire che sarà difficile per Chicco Blengini scegliere i 4 o 5 da portare. 7-4 con il contrattacco vincente portato da Zavorno, che la palla ancora in gioco, l'attacca Juan Torena, Murato, la copertura buona di Anzani, Bruno nuovamente per Juan Torena da posto 4, miracolosa la difesa di Monza che tiene il pallone in gioco, la chiude Anzani in primo tempo, 8-4, primo tempo di Anzani. Ricordiamo anche che l'arbitro è diretto dalla coppia composta da Luca Saltalippi e Bruno Frappicini, quest'ultimo arbitro di quelli veramente storici della Serie A di Falconara Marittima. 8-4, punto per la Lube, siglato da Anzani, al servizio Osmani Juan Torena. Battuta in salto per Juan Torena, la ricezione di Zavoronok, poi Kurek va ad attaccare Murato, copertura proprio di Zavoronok, nuovamente Kurek, contromano, fermato a muro da Johan Di Leal che legge il pallonetto dell'opposto polacco. Ecco, grande curiosità per rivedere Bartosz Kurek a queste latitudini, ha disputato 2 anni in maglia Lube senza peraltro impressionare, poi superati i 27 anni questa progressiva maturazione, tardiva sì, sì, ma sicuramente importante, che lo ha portato a essere eletto miglior giocatore del campionato del mondo 2018 vinto con la maglia della nazionale polacca. E c'è anche da dire che negli anni alla Lube lui era schiacciatore e diciamo la ricezione non era propriamente il fondamentale che gli si addice di più. È un grande giocatore di grande fisico, grande braccio, i nostri amici l'avranno certamente visto nei vari clip che si trovano nei social quando fa il record di attacco, no, per la palla dopo il rimbalzo, lui fa soffitto quasi in ogni palazzetto, grande giocatore. E siamo veramente contenti che abbia trovato Monza come palestra per tornare in forma dopo l'infortunio. Volevo farti osservare però una diversità di comportamento, approfittiamo dell'interruzione, fra le due squadre. La Lube per ben 3 volte ha appoggiato con Juan Torena la palla sul muro e poi l'ha rigiocata fino a crearsi l'occasione di fare punto. Non così brava è stata Monza, che al primo tentativo invece non è riuscita a avere vantaggio dal tocco e rigioco, ma ha subito il punto. Attacco nel frattempo di Donovan Zavoronok, schiacciatore 22enne della Repubblica Ceca. Io sono follemente innamorato di Zavoronok, credo che possa diventare veramente un crack a livello mondiale. Peraltro ha anche un fratello che gioca nel Karlovarsko, che io ho avuto modo di vedere lo scorso anno qua a Civitanova, un 2002, palleggiatore dalle mani davvero molto molto interessanti. Ora attacco di Gafur che non mette palla a terra, non può però attaccare Kure, che allora accomoda Frivola a disposizione della Luba, ancora con Gafuri, il pallonetto difeso in qualche modo da Monza che riesce a spedire il pallone nella metà campo biancorossa. Allora pallonetto di Leal, c'è il fallo a rete fischiato al muro di Monza, 10-5, palla servita da Bruno per la seconda volta. Gafur non è riuscito ad attaccarla perché è andato forse troppo sotto al pallone, troppo presto sulla palla di Bruno, che non era così rapida come la prima. La seconda è uscita un po' più morbida, l'abbiamo detto più volte anche grazie, come dire, al parallelismo che aveva fatto Paoletti quando mi sostituiva. È praticamente una fast, finché Bruno non impara a giocare come nella femminile dovranno trovare l'intesa. Ora altro punto di Zavoronok, lui che sta insomma sostenendo Monza in attacco in queste battute iniziali di primo set. Dicevamo di Zavoronok, fratello, classe 2002, 17 anni ma già ben dotato dal punto di vista fisico, e potrebbe essere anche lui, visto che lui ha manifestato insomma il sogno di poter giocare con suo fratello, chi lo sa se Monza deciderà di portarlo, anche se Monza ha palleggiatori a livello giovanile, è messa molto bene, ma poi ne parleremo. Errore di Kurek, sì, per l'11-6. È messa molto bene, ma in ogni caso paga sempre un po' di centimetri nel palleggiatore, e io credo che nella pallavolo contemporanea questo sia un limite che tutte quante le squadre finiscono per pagare. Santi Ordunia è un grande palleggiatore, ha delle mani straordinarie, ma è una persona normale, non è un atleta di pallavolo. Sì, in effetti è Corduna che ha mandato letteralmente a spasso il muro della Lube, poi però c'è l'attacco di Yassin Luati che non trova il campo e arriva così il 12° punto per la Lube. Ma c'è Fabio Soli che chiede
si gioca subito il secondo video check di questo primo parziale, sì, con la palla presumibilmente in out. Dalla nostra latitudine era veramente difficile capirlo, perché io perlomeno non sono riuscito a vedere la linea, quindi vista così quasi sembrava dentro, però non sono in grado di... È dentro. Quindi forse se non vediamo la linea perché c'è la palla sopra la linea. Sì, noi siamo anche ingannati dallo schiacciamento, ovviamente, visto che siamo nel lato corto del campo, 11-7, dunque non 12-6 ma 11-7 con l'attacco vincente di Yassin Luati, che manda a servire Zavoronok. Poi c'è il primo tempo di Simon. A prescindere dal fatto che il primo tempo di Simon è sempre qualcosa di bello da vedere, sottolineiamo come su un servizio tutt'altro che facile da ricevere come quello di Zavoronok, Balaso non abbia fatto una piega. Per Balaso ormai questi sono diventate caramelle, è abituato a tenere missili di grande città, quindi ormai queste cose le tiene facile, e soprattutto Bruno si è allenato tanto nel riuscire a rigiocare ormai anche con palloni, la cosiddetta palla slash, come questa che vediamo adesso, cioè la palla esclamativa, la palla molto alta. Ora primo attacco nel match di Amir Gafur. Avevamo parlato di Kurek come uno degli ex in campo, ma nelle file della Lube c'è l'opposto, che lo scorso anno giocava nel ruolo di Kurek nella formazione allenata da Fabio Soli, vale a dire Amir Gafur, che si è comunque ritagliato il suo spazio e ha giocato un campionato sicuramente interessante, tanto da suscitare l'attenzione di diversi club, in primis la Lube. 13-7 con l'attacco dell'iraniano, che manda a servire nuovamente Ioandi Leal. Mamma mia, questa andava veramente forte e poi si è saltato Kurek praticamente, sì, per evitare di essere preso. È fuggito. Lui fugge spesso da Civitanova. 13-8, battuta. Ora Beretta al servizio, ricezione di Leal che non è precisissima, ha una mano Bruno per il pallonetto di Guantorena difeso da Orduna. Eccolo Kurek che va ad attaccare cercando e trovando le mani del muro della Lube. Nono punto Monza. Ecco, Kurek è un discorso che abbiamo affrontato più volte, è il classico peso massimo della schiacciata, uno di quelli che muro a tre, senza muro, a tutto braccio, senza pietà. È un bombardiere. Assolutamente. Molte squadre, sia maschili che femminile, sono costruite per avere un bombardiere per gestire i palloni alti, e non c'è più bombardiere probabilmente nel campionato italiano in questo momento di Kurek. Esattamente, al punto che Bartosz Kurek, con appena 7 partite giocate, è già il secondo nella classifica dei bomber del campionato italiano dietro Nimir Abdelaziz. Kurek con 5,5 punti di media a set. Ora il servizio di Simon ben ricevuto da Monza, poi attacca Kurek, mamma, una bordata impressionante. Decimo punto Monza. Dicevamo, Kurek una media di 5,5 punti a set, secondo dietro Nimir Abdelaziz nella classifica dei migliori marcatori del campionato, attualmente uomo del record per quello che riguarda i punti messi a segno in un'unica partita, 33 contro Perugia. Così, tanto per dirti, in tutta la Serie A, quindi considerato Superlega, Serie 2, Serie 3, miglior realizzatore Diego Cantagalli. Sì, peraltro, attenzione, che è comunque un giocatore di gran livello sostanzialmente, no? A tutte le giovanili della Lube ha brillato, ha vinto lo scudetto giovanile, l'anno scorso si è anche preso la soddisfazione di battere Kazan ante litteram, no? Nel mondiale per club, quando l'hanno buttato fuori dalla finale, lui siglò gli ultimi punti di quella rimonta al quinto set, che ancora è epica. La Lube sotto 6-7 punti riuscì a rimontare proprio con Cantagalli e Dust in campo, quindi oltre a essere un gran giocatore vanta anche una certa esperienza, e quindi non ha sufficiente pelo sullo stomaco per giocare. Milita Brugherio in A3. Noi abbiamo fatto questa piccola digressione anche perché Monza e Civitanova si stanno sportellando a vicenda, un punto per parte, sempre più 4 Lube. Ora va a servire Luati per Monza, errore, punto numero 16 per i padroni di casa, che si portano dalla linea di 9 metri con Osmani Guantorena, completamente ristabilito dal problema agli adduttori, che ha consigliato, per così dire, a Fefe De Giorgi di farlo riposare un po', anche in vista dell'imminente inizio
della Coppa del Mondo per club. Lube che partirà sabato e sarà protagonista il 3 dicembre nel primo incontro. Ora attenzione alla ricezione sbagliata di Monza, free ball Lube, attacco di Anzani in primo tempo e arriva il punto numero 17 per la Lube con il terzo punto personale di Anzani. Bruno con Anzani sta lavorando tanto e anche con ottimi risultati. Sì, Bruno, se ripenso alla distribuzione che ha messo in campo questa sera, una distribuzione molto, molto equilibrata, forse il meno chiamato in causa è stato Simon, ma più che altro per un po' di sfortuna nelle sue rotazioni dove i palloni non sono stati adatti per chiamarli in causa, perché altrimenti ha dato 3 o 4 palloni ad ogni giocatore. Ora l'attacco di Zvoranok che non viene chiuso dal martello cieco può andare ad attaccare allora Kurek e mette out Bartosz Kurek dopo la difesa di Leale, il successivo pallonetto del martello cubano intercettato dalla difesa di Monza, poi l'errore punto di Kurek, 18 Lube 11 vero volley Monza, secondo timeout richiesto da Fabio Soli che presumibilmente non si aspettava una squadra che ancora insomma non è entrata nel match. Sì, credo la sua soprattutto non si aspettava di entrata nel match così, abbastanza timida, un po' con le polveri bagnate, mentre la Lube sta facendo tutto e tutto quanto bene, e 7 punti di distacco in Superlega in appena 18 punti giocati sono veramente tanti, è un bel solco che ha scavato la Lube e ho impressione che gran parte di questo solco, tolte un paio di imprecisioni, sia dovuto a una grande qualità dell'attacco questa sera. Fabio Soli ha esaurito i time out discrezionali a sua disposizione, le due squadre rientrano in campo, Luca Saltalippi e Bruno Frappicini le richiamano sul rettangolo di gioco, si riprenderà con la battuta di Capitano Osmani Wantorena per la formazione di casa che, come abbiamo detto in apertura di Radio Cronaca, in Superlega ha un record di 9 partite giocate e 9 vittorie con 26 punti su 27 presi. Ora ancora Wantorena forte su Zvoranok, poi c'è l'attacco, la palla 7 servita da Santi Orduna per Viktor Josifov, centrale 34enne bulgaro, 2,04 m, al nono anno in Italia, forse non sempre tenuto nella giusta considerazione, ma qualcosa di più di un buon lavoratore della zona 3. Beh, un gran bel giocatorino, secondo me anche, come dire, qualche volta sei anche un po' sfortunato nella carriera perché trovi, sei un po' come il secondo di Buffon, no? Nel senso, se hai davanti sempre giocatori molto forti finisci per essere un po' dimenticato, ma questo non vuol dire che tu non abbia valore. Josifov serve la ricezione perfetta di Balaso che mette Bruno nella condizione di imbeccare nuovamente Anzani che ha attaccato tutti i tipi di palla, palla 7, primo tempo sopra la testa del palleggiatore, ora primo tempo dietro, quindi le abbiamo viste un po' tutte, no? Facendo anche tanti pallonetti, mi sembra, in realtà è una battuta perché sta tirando fortissimo tutto. Ora serve corto Anzani, la ricezione di Galas è buona, Orduna lo serve subito e arriva il punto numero 13 per Monza, quota 19 la Lube dopo l'attacco di Anzani, la pronta risposta di Galassi, ora Bartosz Kurek, 207 centimetri, fisicamente davvero imponente, eccolo Kurek, serve forte sulle al, ricezione brutta e rigore senza portiere per Zvoranok che sbatte a terra il punto numero 14 per Monza. Ho idea che Soli, che è un allenatore molto preparato, abbia studiato la Lube perché stanno incominciando tutti a servire sul lato sinistro di Leal. Sì, ormai l'abbiamo capito anche noi che abbiamo una discreta statistica sulla Lube, vedendola spesso e vedendola da dietro. Cercano un po' tutti la zona esterna di Leal, sapendo che lui si accentra molto per gestire la zona di conflitto con Balaso, e nelle uscite verso sinistra un pochettino paga, un po' per, diciamo, il suo essere un po' felpato in quel tipo di movimento più che felino, mentre poi diventa felino in attacco. E infatti è diventato felino in attacco proprio qualche istante fa quando ha messo giù in diagonale stretto la palla del 20-14, ora serve Gafur, Kurek da seconda linea, non ho visto se la palla è stata murata da Simone Leal o non ha superato la rete. Secondo me muro di Leal.
e Muro di Leal 21-14. Kurek ha iniziato davvero con la zavorra questo primo parziale, si riporta nuovamente sul più 7 la Lube con l'ex di turno Amir Gafur che va a servire. 21-14 per i padroni di casa, forte Gafur, la ricezione in tuffo di Goi, poi eccolo Kurek che questa volta prova a girare al largo dal muro di Leal, o perlomeno cerca e trova bene la mano esterna del muro dello schiacciatore cubano per il 21-15. Attacco di Kurek, dicevamo di soli, lui è palleggiatore, quindi perlomeno è stato palleggiatore, quindi insomma dal punto di vista tattico uno di quelli che la partita la sa comunque preparare davvero bene. Mentre tu parlavi, Balasso ha chiamato su Zvornok, che comunque è un signor battitore oltre ad avere anche le caratteristiche in attacco che a te piacciono tanto, ha chiamato la ricezione a 4 ed è entrato Gafur. È una variabile che ormai la Lube sta adottando molto spesso, ma adotta all'ultimo momento, non la dichiara, la chiamano fra loro e appena il battitore alza la palla loro si schierano a 4. Ora problemi per Monza sulla palla servita da Leal, prova a spingere a Luatinele ma sulle mani del muro di Bruno che fa buona guardia sopra il filo del net. 23-15, più 8 Lube, cambio Monza, fuori Luati, un po' timido Luati, un po' timido, e dentro Marco Sedlacek, schiacciatore croato, con Leal in battuta. Tra le altre cose l'ha chiamata Balasso e non De Giorgi, se l'ha non chiamata ho capito Balasso, male l'ha chiamata Balasso, l'entrata del quarto in ricezione, però è probabile che questa cosa loro se l'abbiano detta nel preparare la gara e scelgono magari nel secondo giro per non far vedere che lo fanno sempre, oppure lasciano a Balasso la possibilità di decidere quando farlo. Ioandi Leal a servire forte su Goi, la palla si impenna e nella metà campo della Lube la pipe di Leal, l'aspettavamo. 24-15, Bruno lo imbecca e Leal mette giù la palla che regala alla Lube il primo set point. Fa tutto bene Leal, servizio potentissimo su Goi e poi contrattacco punto che dà il massimo vantaggio a Civitanova, più 9. Ioandi Leal, prima palla set, cucine Lube. Il servizio di Ioandi Leal non si è alzato benissimo la palla, ricezione buona di Zvornok, va ad attaccare subito Marco Sedlacek, biglietto da visita buono per lo schiacciatore della nazionale croata e manda in battuta Gianluca Galassi, ma insomma ci sono altre 8 opportunità per la Lube di chiudere i conti e di andare subito a condurre per un 7-0. Serve Galassi forte, ricezione di Juan Torena. Bruno chiama Amir Gafur, c'è il tocco a muro abbastanza netto secondo me, chiede il check Bruno perché tutti i giocatori della Lube hanno, sì, ma anche quelli di Monza lo dicono, hanno detto insomma la palla è stata toccata, si autoaccusa del tocco se non andiamo errato Iosifov, e dunque con l'attacco di Amir Gafur si chiude il primo set 25-16 in favore della Cucina Lube che passa a condurre 1-0. Davvero al momento poco da dire. La Lube ha fatto la Lube, Monza è stata un po' timida e questo ha determinato il punteggio con cui si è chiuso il set. Timida un po' troppo perché 16 punti francamente sono pochini e anche il volume di gioco è presumibilmente ben lontano dall'essere sufficiente e per non provare a contrastare la Lube. E non da una squadra di soli che ci ha abituato invece a sviluppare una mole di gioco ben diversa. Dopo ricorderemo che cosa rischiò di combinare Fabio Soli lo scorso anno qua all'Eurosole Forum con Monza. 25-16 Lube nel primo parziale. Linea allo studio per la pubblicità, a tra poco. Alta in 4 per Leal e la palla cade a terra, cade la fortezza. È caduto il Palabarton, la Lube è campione d'Italia, la Lube è campione d'Italia, la fortezza è caduta.
Soco, per Soco, e la palla è giù, e la Champions League ritorna in Italia. I campioni del volley li trovi solo da noi, tutte le partite della Lube Volley, in diretta in casa e trasferta, solo su VD Volley, la radiocronaca in diretta della Lube Volley. Su Radio Arancia e Arancia Television, canale 210 del Digitale Terrestre. Trasferta solo su VD Volley, la radiocronaca in diretta della Lube Volley. Su Radio Arancia e Arancia Television, canale 210 del Digitale Terrestre. Noi saremo forti anche singolarmente, l'abbiamo visti, li conosciamo, ma saremo solo fortissimi se riusciremo a lavorare, caro Giampaolo, di gruppo, se riusciremo a lavorare di squadra. E la squadra non la faremo solo noi, come diceva Simona, la squadra la faremo con tutto il palazzetto. Della Lube Volley, in diretta in casa e trasferta, solo su VD Volley, la radiocronaca in diretta della Lube Volley. Su Radio Arancia e Arancia Television, canale 210 del Digitale Terrestre. Noi saremo forti anche singolarmente, l'abbiamo visti, li conosciamo, ma saremo solo fortissimi se riusciremo a lavorare, caro Giampaolo, di gruppo. Se riusciremo a lavorare di squadra, e la squadra non la faremo solo noi, come diceva Simona, la squadra la faremo con tutto il palazzetto. Osmani Montorena, è la vittoria della Lube, è la vittoria della Lube, una grande vittoria.
vittoria della Lube ad un passo adesso dalle semifinali. Marche 3-2 Monza nel secondo parziale, ora 3 pari con Goi che prova vanamente a intercettare il colpo in diagonale di Johan Di Leal che ristabilisce la parità in questa seconda frazione 3-3. Primo set 25-16, Lube in 25 minuti di gioco. Monza che ha avuto un po' Zavoronok che ha cantato e portato la croce, 6 attacchi vincenti su 8 tentativi, eccellente il suo 75% in attacco. 4-3 ora Monza con il gran primo tempo di Santi Orduna, una mano, palla spinta, una palla 7 per Galassi che il centrale milanese è riuscito a mettere a terra. Dunque 4-3, Zavoronok in battuta. Ancora Leal che va ad attaccare, a mettere palla a terra. Dunque situazione di 4 pari. Primo set in cui la Lube, insomma, 15 su 23 in schiacciata, significa quasi 2 palloni su 3 sì, messi a terra, 67% in contrattacco, insomma niente male. Sì, 65% in attacco, 3 muri, un set molto, molto tosto, molta roba. E mentre Gafur sbaglia il servizio, Gafur un po' impreciso in questo inizio di set e forse un po' impreciso in tutta la partita, forse il non miglior Gafur dell'annata. E volevo ragionare con te, approfittando del basso punteggio del set, su come è cambiata la fisionomia della Lube post Sokolov. Ormai dopo un po' di partite forse un'idea ce la possiamo fare. La mia è che ormai il terminale di gioco si è spostato su Leal quasi, no? Mentre Sokolov assorbiva un terzo dei servizi, degli attacchi, dei servizi che gli portava Bruno. Ora forse il gioco è un po' più sbilanciato su Leal, non so cosa ne pensi. Beh, diciamo che Leal ora viene impiegato un po' più alla Sada Cruzeiro, quando nelle partite clou dell'anno diventava sostanzialmente lui il principale produttore all'ingrosso di punti. Ora c'è l'attacco di Juan Torena che sfrutta una difesa di Gafur che fa terminare la palla a filo. Osmani di prima intenzione la mette giù per il punto del sorpasso 6-5. Questo è una soluzione tattica, quella di Leal maggiormente impiegato in attacco, che si è vista anche in altre circostanze. Io, per dirla, insomma, mi ricordo del Kazan quando c'era Wilfredo Leon a giocare con la formazione di Alekno, e per quanto gli altri due schiacciatori si chiamavano Matthew Anderson e Maxim Mikhailov, lo zar, insomma, ecco, lui comunque era il principale terminale di attacco, non facendolo, o meglio facendolo opposto per la mole di palloni attaccati, pur non giocandoci di ruolo. Ci ricordiamo una finale di Champion che la Lube stava vincendo, poi Kazan la riapre e la porta al quinto set, e l'allenatore di Kazan a un certo punto in un time out fa capire a Buzko, cioè si capisce che dice a Buzko, che era il palleggiatore di Kazan, chiaramente da adesso in poi solo Leal, solo Leon, e proprio era una scelta tattica. Questo deriva dal fatto che Gafur lo abbiamo visto difendere, palleggiare, attaccare, murare, è un giocatore assolutamente completo, ma sicuramente non performante come gli opposti top level a livello mondiale, come Kurek, come i vari Atanasievic e via discorrendo. Ora serve Simon con l'errore in battuta del centrale cubano che riporta la situazione in parità 7-7. Ti ho visto incuriosito sulla lavagnetta di Soli che stava spiegando qualcosa ai giocatori in panchina. Sì, stava dicendo proprio che guardate, il gioco è sbilanciato verso 4, segnava di continuo con la penna la zona 4, dice guardate il gioco è sbilanciato di qua. Ed era poi la considerazione che mi ha fatto scaturire, no? La riflessione che abbiamo fatto sul gioco della Lube, che anche Soli si è accorto è più sbilanciato verso 4 rispetto al gioco che invece la Lube aveva negli anni passati. Ricezione lunga della Lube con palla a filo, Zavoronok chiude il punto 8-7, nuovo sorpasso del vero volley Monza, più equilibrato
il secondo parziale rispetto a un primo set scivolato via davvero a senso unico, con la Lube che era già avanti sull'8-4. Ora altro errore al servizio, questa volta di Luati, che viene, è stato gettato sostanzialmente nella mischia da Solido, può essere stato sostituito da Sedlacek nelle battute conclusive di primo parziale. Ricordiamo anche che Soli ha confermato Galassi al posto di Beretta. Ora contrattacco Lube, Murato Gafur, ci prova Juan Torena, c'è il gran muro di Kurek e con i suoi 207 centimetri, insomma, Kurek quando mette le mani di là fa ombra, bisogna stare particolarmente attenti. C'è però un discorso da fare: presumibilmente Soli preferisce marcare a muro Juan Torena con Kurek piuttosto che con Orduna, sì, e lasciare quindi Kurek sulle ali. Sì, 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 è stata questa la scelta. E mi viene da fare una riflessione che in qualche maniera era un po', come dire, tipica delle mie zone: è un coltello che da quale parte lo prendi ti taglia, perché se tu lasci Juan Torena lui ti fa male. In realtà la Lube ha anche questa difficoltà di gestire il gioco avendo molta diversità di altezza da muro da parte di Monza, di opposizione tra Orduna e Kurek. Ora ricezione buona di Luati, eccolo Kurek, c'è il muro di Leal, terzo muro vincente per Ioandi Leal, che ferma a uno Kurek. Questo fa male, eh? Sì, è come dire, una murata di quelle tetto, no? Con le mani ben messe, poi ha proprio cercato il campo. Leal è un bel giocatore, parlavo con qualche tifoso della Lube qualche settimana fa e gli ho fatto la domanda: scambiereste, un anno fa avreste scambiato Leon con Leal, oggi rifareste lo stesso scambio? E nessuno mi dice sì, tutti si terrebbero Leal, quindi in qualche maniera il buon cor mio aveva visto giusto, aveva visto la lunga. Ora secondo muro consecutivo della Lube, questa volta l'attacco di Zavoronok viene fermato da Gafur, che mette a frutto sicuramente la conoscenza del martello cieco, visto che sono stati compagni di squadra lo scorso anno in Brianza. 11-9, Soli chiama subito time out e noi abbiamo anche modo di apprezzare una presenza femminile sulla panchina di Monza. Sì, ero incuriosito, ho riconosciuto Francesca Devetak, che era un centrale che avevo contro quando allenavo in A2, e ci ho messo un po' perché ero abituato a vederla in canottiera e shorts, invece in giacca e camicia ci ho messo un po' e ho dovuto anche chiedere conferma per essere e sicuro. E anche ben truccata. Sì, sì, è una bellissima ragazza e fa adesso la team manager di Monza. Nel progetto di Monza lei era già stata inserita all'epoca come, diciamo, giocatrice e testimonial. Monza è un bacino che raccoglieva, mi ricordo quando ci andammo a giocare a pranzo ci raccontavano che raccoglieva fra i 1000 e i 1100 iscritti di mini volley, quindi è, come dire, un bacino che le nostre società nelle Marche si sognano. Qui quando arriviamo a 100 è un numerone. Si riprende a giocare con il servizio di Juan Torena, che mette in crisi la ricezione di Monza. Free ball Lube, l'attacco di Juan Torena murato da Galassi, palleggia Juan Torena per Gafur, la palla però è ancora in gioco dopo il muro subito da Gafur, e allora Orduna la tesa per l'attacco di Galassi vincente. Un po' di confusione nella metà campo della Lube, ne approfitta Monza che accorcia le distanze, si porta meno uno. Un'occhiata anche a quello che sta succedendo negli altri campi: a Latina 30 avanti 1-0, 28 a 26 facile Perugia su Sora, 25 a 15 nel primo parziale e 1-0 anche di Ravenna su Verona, 25 a 21, 9 a 8 nel secondo set, 10 a 8 ora per la formazione romagnola. Serve Kurek in rete e Soli deve sicuramente augurarsi che Kurek incominci a girare secondo quelli che sono i suoi standard abituali di rendimento, perché se no la Lube rischia di scappare anche in questo secondo parziale. Sì, un po' strana la partita di Kurek, alterna bei colpi a momenti di blackout, forse anche il suo lungo periodo di inattività lo porta a non avere ancora il ritmo gara completo e totale. Mentre, continuerò a ripeterlo,
Secondo me un focus che deve avere De Giorgi è lavorare sulla battuta di Anzani, perché ogni volta che c'è lui al servizio c'è il break e riprende la palla Monza. La riprende nella circostanza specifica con l'attacco vincente del solito Donovan Zavoronok, fino a questo momento miglior realizzatore della formazione ospite. Ora serve in salto Zavoronok, ricezione precisa di Juan Torena, l'attacco di Leal, coraggiosamente Kurek ci mette le braccia, e non è che tutto sommato l'intervento difensivo sia stato sbagliato, ma la palla è schizzata alle stelle. Ha cercato anche di salvarsi la vita o qualche cosa che sta un po' sotto la vita, perché era, la palla era diretta nelle zone che diciamo fra una metà strada, fra il petto e le ginocchia. Ora serve Gafur forte su Goi, Orduna rovescia il palleggio per Kurek da seconda linea, la difesa di Balasio che la tiene in gioco, va a contrattaccare Leali in pallonetto e la palla cade a terra, 14-11. Andiamo a avvertire i giornali, punto di Leal ma in pallonetto. Punto di Leal in pallonetto dopo una difesa di Balasio davvero stratosferica, perché Balasio ha questa dote di far sembrare facili delle cose che sono difficilissime. La palla di Kurek senza muro avrà viaggiato attorno a 90-100 km orari, lui l'ha tenuta con scioltezza, con agio in mezzo al campo. Serve ancora Gafuri in rete, 14-12, errore per l'iraniano al servizio, va in battuta allora Gianluca Galassi in prima linea, in libero Goi lascia spazio a Josifov. Più due Lube in questo Balasio, ma poi ne parleremo, ricorda sempre di più nella capacità di essere al posto giusto, al momento giusto e di arrivarci con grande rapidità, ricorda sempre di più un certo Jeni Agrebennikov. Sì, e ci pensavo guardando la partita di Trento domenica contro Modena, forse in questo momento per stato di forma puro è anche superiore, che in questo momento forse Agrebennikov non affronta il suo miglior momento di forma. Probabilmente questi giocatori hanno dei momenti di calo perché giocano quasi tutto l'anno e quindi è normale che abbiano dei momenti, ma Balasio per stato mentale, stato fisico in questo momento secondo me ha scavalcato o se non appaiato Gebernico. Ora serve Orduna, tre servizi consecutivi sbagliati, quello di Gafur, quello di Galassi e successivamente ancora l'errore in battuta della Lube di Leal che tira fuori. Ora Leal riceve e va ad attaccare in pipe per il 16-13, tutto perfetto quello che ha fatto Leal in azione precedente, manda a servire Leon 16-13, anzi Simon scusate, i problemi in ricezione di Zavoronok, contrattacca la Lube con Osmani Wantorena chiuso in diagonale nel quarto metro, l'attacco dal capitano della Lube 17-13. Soli si trova costretto a chiedere ancora time out, ma al momento non è che ci siano tutte queste contromisure così adeguate da attuare per cercare di arginare la Lube. Provo a fare io il time out di Monza, io in questo momento chiederei ai giocatori di Monza per prima cosa di essere più incisivi al servizio, perché se mettiamo Bruno con la palla in mano la Lube ci devasta. Quindi per prima cosa chiederei di sistemare il servizio e da lì, quindi dal fatto che la Lube deve assolutamente trovare, se fossi l'allenatore di Monza, sto parlando, deve assolutamente trovare difficoltà di ricostruzione, iniziare a fare qualche tocco qualche tocco a muro e qualche rigiocata in più per rientrare nel set e fare qualche break. No, io ti ho lasciato parlare, ma noi ecco siamo in diretta anche su Orange Television, canale 210 del Digitale Terrestre, perché sono stati presentati Jack Sintini e Fabio Vullo, una caterva di scudetti, coppe e chi più ne ha più ne metta. Sintini poi nel concreto è stato il primo palleggiatore Lube campione d'Italia. Sì, il palleggiatore dello scudetto. Del primo scudetto targato tra le altre cose Fefe De Giorgi. Dopo il time out di Soli, l'errore in battuta di Simon 17-14, va allora Luati a servire, palla sul net, arriva un altro errore per Monza, secondo set dove si sta sbagliando molto di più dalla linea dei 9 metri. Sì, sei 4 punti sotto probabilmente, e parlo sempre dall'allenatore, ormai prendo in questo set le parti di Soli,
sei 4 punti sotto, hai commesso credo 6 errori al servizio, se di questi 6 ne avessi portati a casa 3 eri punto punto. Riceve Zavoronok, la battuta di Bruno, deve palleggiare Goi per Kurek che va altissimo ma non trova il campo. Altro errore per Monza, altro errore per Kurek, prestazione davvero di basso profilo fino a questo momento per lo schiacciatore polacco, non glielo andiamo certo a dire di persona, però insomma 19-14, Lube che continua a incrementare il suo vantaggio, ora è a più 5, serve nuovamente Bruno, questa volta indirizza su Goi, Orduna, palla in mano, Zavoronok, gran colpo in diagonale per Zavoronok, questa volta Gafura ha tenuto la diagonale, non sì. C'era molto spazio tra la mano destra di Gafura e l'asta, Zavoronok bravo a infilarci il pallone. Un colpo no look come si dice, lui guardava a diagonale e con il braccio ha incrociato chiudendola in una parallela davanti a Bruno e quindi inchiodando la palla sui 4 metri, un gran bel colpo. Monza, se devo dire, probabilmente paga un po' anche l'avere una panchina non lunghissima e quindi in queste situazioni quando avresti bisogno di un po' di energie fresche ha una panchina composta prevalentemente da giovani del vivaio della loro Serie B e quindi qualche fatica per soli, no, a voltarsi e trovare delle soluzioni c'è. Ora c'è Bruno che ha provato a servire un primo tempo a Danzani in bagger, era oggettivamente molto complicato e la palla, Bruno ha un po' perso la misura del colpo, la palla è terminata in rete, ora ancora problemi di ricezione per la Lube, va ad attaccare Wantorena, palla complicatissima, Wantorena la amministra con la sua consueta maestria e classe, 20-16, out la risposta del muro di Monza e nuovamente Osmani, Wantorena al servizio. Atteggiamento di Monza che richiama secondo me un pochino quello visto da Modena in campionato, sanno che devono forzare in battuta per mettere in crisi la ricezione della Lube, non ci riescono, sbagliano troppo e tutto viene poi di conseguenza. Sì, ora... e finiscono per andare in frustrazione anche in attacco, un po' come se questa cosa della battuta li trascini verso il basso da un punto di vista morale. Il parallelismo che hai fatto è molto, molto giusto. Era un po' per questo che prima mi sbilanciavo nel dire probabilmente Soli deve cercare qualche soluzione per variare questo trend del loro servizio. Anche perché esattamente come è accaduto con Modena non è che poi non ci sia fluidità in cambio palla da parte di Monza che ha chiuso set con il 54% in attacco. Ora altro errore di Kurek. Il loro problema è fare break. Infatti Kurek sbaglia nuovamente la battuta e Lube che ritorna a più 4 sul 21-17 e ora toccherà a Simone Anzani, battuta a salto flotta per il centrale numero 1 in maglia Lube a cercare il palleggio di Luati, Orduna, l'attesa per Gianluca Galassi, gran palla servita da Orduna per Galassi che mette giù il punto numero 18, tocca a Zavoronok. E ora vediamo se Monza riuscirà a tirare un po' su le sue percentuali di contrattacco che sono la cosa che sta facendo peggio in tutta quanta la sera. A servire Zavoronok, la ricezione di Wantorena, il palleggio di Balaso, Leal Murato e al secondo tentativo mette giù il pallone Amir Gafur. Palleggio di Balaso un po' borderline, diciamolo. Sì, palleggio di Balaso borderline, copertura di petto e poi Gafur ci pensa bene a tirare dritto per dritto sulla diagonale. Una partita nella quale vediamo, anche se dall'altra parte del campo a volte siamo un po' offuscati, noi siamo un po' coperti, ci sono tanti tocchi diciamo non convenzionali e probabilmente questo la rende anche molto divertente. Serve Gafur, corto, deve ricevere Galassi, Orduna alta in 4 per Luati, murato da Simon, Zavoronok finta l'attacco e poi va a palleggiare per Kurek che non chiude. Allora Bruno entra in 4 per Leal che non si fa tanti problemi, salta altissimo e chiude il colpo nell'ottavo metro, 23-18. Zavoronok ha fintato l'attacco e ha palleggiato, non è che gli sia venuto benissimo ma neanche censurabile il suo palleggio. No, però sono sempre contento quando i giocatori provano a fare queste cose. Qualcosa di diverso tra le altre cose. Il cosiddetto fuori sistema e poi comunque è un modo anche per rendere questo sport più giocoso e far stare la palla un po' più in aria. Serve Gafur, riceve bene Zavoronok, Kurek va ad attaccare,
Palacio è sulla traiettoria, ma forse serviva qualcosa di più che una difesa. Qua serviva probabilmente un intero plotone schierato per fermarlo. Uno scudo, serviva uno scudo di Capitan America. Ora alza il muro Soli dentro Beretta, che lo ricordiamo è partito nello starting six in diagonale all'altro centrale Josifov, poi sacrificato in corsa per fare spazio ad un Galassi che ha comunque ben figurato in attacco. 23-19, eccolo Galassi che va a servire, salto flotte, ricezione di Wantorena perfetta, Vagafur, e c'è il muro vincente portato da Luati che legge bene la traiettoria di attacco del martello iraniano, allarga le braccia e Muragafur. 23-20, nuovamente Galassi. De Giorgi impassibile, non sì, chiama tempo. Sì, impassibile, avrei fatto la stessa cosa, diciamo, diamo tempo alla squadra di fare cambio palla in tranquillità, e che ci pensa Bruno dall'alto della sua esperienza, mentre tutta la prima linea di Monza era attenta per muoversi a muro, lui dice guardate il muro non serve, faccio punto io. E Soli infatti ha sbuffato e ha scalciato come per dire ecco, questa non l'avevo prevista, mentre invece De Giorgi opera il doppio cambio, Riklischi e Stindulst al posto rispettivamente di Bruno e Gafur. Il tutto sul servizio di Johan de Leal, che ha tra le mani la palla del set, perché siamo 24-20, prima opportunità per la Lube di andare sul 2-0. Eccolo Johan de Leal, vediamo se forzerà, così la palla esce, Goi si abbassa anche per evitare di essere colpito e di essere rovinato dal servizio di Leal. Ora Santi Orduna. Sì, guardavo intanto Soli che fa il suo cambio, diciamo come nel primo set, tra Luatti e Sedlacek, probabilmente per guadagnare qualche centimetro a muro, anche se Luatti aveva ben figurato contro Gafur. Ora serve Orduna, 24-21, il servizio in salto del palleggiatore argentino naturalizzato italiano, errore per Orduna, lo specchio dei problemi avuti al servizio in questo set perso da Monza e vinto dalla Lube con il punteggio di 25-21, Lube che va avanti sul 2-0. Sì, l'abbiamo detto anche numeri alla mano, il cambio palla non fa certamente difetto a Monza, ma è la fase break che non viene aiutata per nulla dal servizio, non batte bene Monza, per questo non riesce a prendere quasi mai muro e non riesce neanche a difendere. Se va così sarà difficile per Monza riuscire a portare a casa qualche set. 25-16, 25-21, Cucine Lube Civitanova 2, Vero Volley Monza 0. Prima di dare la linea allo studio, una rapida occhiata a quello che sta succedendo negli altri campi. Quella di Civitanova è l'unica partita che si è conclusa, che ha visto perlomeno concludersi il secondo set. Si gioca ancora invece sia al Pala Barton di Perugia, dove la Ser Safety è avanti 22-20 su Sora nel secondo parziale, sia a Ravenna, dove i padroni di casa sono avanti 21-17 nel secondo set. Perfetto equilibrio, 14 pari nel secondo parziale tra Latina e Trento. Linea allo studio per la pubblicità, a tra poco. È caduta.
Palaso, per Sacrova. E la palla è giù! La Champions League ritorna in Italia! I campioni del volley li trovi solo da noi. Tutte le partite della Lube Volley, in diretta in casa e trasferta, solo su VD Volley. La radiocronaca in diretta della Lube Volley. Su Radio Arancia e Arancia Television, canale 210 del Digitale Terrestre. Noi saremo forti anche singolarmente, l'abbiamo visti, li conosciamo, ma saremo solo fortissimi se riusciremo a lavorare, caro Giampaolo, di gruppo, se riusciremo a lavorare di squadra, e la squadra non la faremo solo noi, come diceva Simona, la squadra la faremo con tutto il palazzetto. Osmani Mantorena, è la vittoria della Lube, è la vittoria della Lube, una grande vittoria della Lube, ad un passo adesso dalle semifinali. Giannelli, Russell! Trento, campione del mondo! In questo terzo set che ora vede Zawornok attaccare e a mettere a terra un signor pallone diagonale stretto chiuso nel quarto metro contro il muro a tre schierato della Lube, 3-3. Non è Zawornok il problema di Monza, che ha sbagliato tanto anche nel secondo parziale, 7 gli errori in battuta, peraltro gli stessi della Lube, ma senza avere un adeguato supporto dall'attacco, soprattutto del suo opposto Kurek, che sta deludendo, e anche da fondamentali come difesa e muro, che dovrebbero in parte anche compensare il lavoro, il buon lavoro in al servizio, che non c'è. Ora contrattacco vincente di Galassi, 4-3 Monza. Dicevamo fuori onda, non è la serata degli opposti. No, non è la serata degli opposti, perché entrambe, seppur essendo buoni terminali offensivi, Kurek è stato il giocatore più servito della sua squadra, ma ha reso soltanto il 17%, quindi
meno di 2 punti su 10 palloni giocati, molto poco. Ora attacco vincente di Bruno che chiama in causa Simon, poco servito questa sera, forse il giocatore presumibilmente meno servito sì. nelle file della Lube, sebbene la ricezione stia supportando bene il palleggiatore brasiliano. 3 attacchi, 100%, compitino, come dire, facile. Facile, senza problemi, però insomma non ha dato quello che di solito è abituato a dare. Ora serve forte Gafur. Problemi per la ricezione di Luati, va Zavorano da casa ad attaccare, ci mette le mani Juan Torena e la tiene in gioco, poi bene Leal in difesa e Balaso, ci riprova ancora Zavoronok, Leal l'aveva quasi presa e poi sorride in maniera beffarda e la palla gli si accartoccia tra le braccia. Applausi sì. per Leal. Forse anche si sono un po' dati fastidio con Balaso che era prontamente intervenuto ad affiancare Leal sulla difesa. Però in questo set almeno Monza sta giocando, sta tenendo botta perlomeno in questi primi punti. Monza sul pezzo, ma Lube che è avanti 2-7-0. Ora la ricezione buona di Leal, l'attacco di Simon in rete e fa notizia perché è uno dei pochissimi attacchi che in questa stagione abbiamo visto sbagliare a Simon, la palla non supera la rete. Sì, stranissima questa cosa per Simon che diciamo forse si è fatto anche un po' trarre in inganno dall'avere praticamente non avere opposizione da parte di Monza e quindi ha sparato a tutto braccio chiudendo troppo il colpo. Ora Simon va a ricevere il servizio corto di Monza, va Gafur da seconda linea togliere dai guai la Lube e a interrompere così la striscia di punti consecutivi della Vero Volley. Quinto punto Lube, 6 Monza, terzo set, Johan di Leal. Battuta in salto per lo schiacciatore cubano che incontrerà nel mondiale per club che scatterà la prossima settimana i suoi ex compagni di squadra del Sada Cruzeiro. Ora va ad attaccare Luati, Leal ci mette un braccio e poi va a franare sulle transenne, pimpante anche in difesa Leal, sì, molto partecipativo. Sì, più partecipativo certamente rispetto a un anno fa, no? Quando era un giocatore che ancora timidamente vestiva la maglia della Lube, ora la veste con una certa baldanza, è presente, non è sempre al 100%, non è sempre quello che noi vorremmo, ma come dire, un po' da tutti sempre vorremmo le cose migliori, ma è un essere umano e quindi anche lui avrà qualche momento di calo. Ora c'è una battuta di Galassi che noi abbiamo battezzato tranquillamente out. Soli non è stato a sentire nessuno e ha chiamato autonomamente il video check, non lo so. Sono moderatamente d'accordo con Soli, ma ripeto, è veramente difficile da questa traiettoria. Comunque nell'attesa del video check, prima pensavo che quando, e spero il più tardi possibile, la Lube dovrà ridare il Taraflex alla federazione, glielo darà devastato da Leal. La palla è uscita. Sì, da una decina di centimetri buoni, forse 20. Sì, esatto. Soli però ci è andato giù sicuro, quindi tu eri, come disse una volta Luigi Garzia, difensore del Bari, sono abbastanza d'accordo, sono pienamente d'accordo a metà col mister. Oppure sono d'accordo con me stesso. 7-6, errore al servizio di Monza, tocca a Simon, sbaglia anche lui. 2 palloni in rete consecutivi attaccati da Simon, forse nemmeno ai tempi del mini volley gli era capitato una cosa del genere. Sì, c'è da dire che magari forse lui adesso si è portato in battuta un po' l'errore dell'attacco, è un po' abulico in questo momento, no? Un pochettino mastica amaro. Adesso sicuramente De Giorgi lo lascerà sbollire e al ritorno in campo lo vedremo pimpante. Ora palla un po' bassa servita da Bruno per Gafur che rimedia una gran murata uno in faccia da Luati. Ora fuori Gafur e arriva il momento di Kamil Riklischi che prende il posto di Amir Gafur. L'applauso all'indirizzo di Gafur ma anche all'indirizzo di Kamil Riklischi. Un grande applauso che deve essere una sorta di incoraggiamento per lo schiacciatore lussemburghese che insomma è chiamato a
o anche a riscattare le opache prestazioni di inizio stagione. Sì, anche a metterci un po' di sorriso, un po' di allegria nel giocare con questa maglia. Ora c'è un miracolo di Bruno, poi si aggrappa letteralmente alla rete Josifov. Miracolo di Bruno perché con la palla difesa sul primo attacco di Juan Torena, lui è saltato andando incontro al pallone e ha palleggiato di prima intenzione per Osmani, che ha capito che l'avrebbe fatto e ha attaccato. Qui parliamo, è difficile solo con le parole descrivere questi fuoriclasse. Abbiamo assistito a una scena di quelle memorabili della pallavolo. Serve Bruno forte su Goi, due punti da recuperare per la Lube. L'attacco out di Josifov, va anche qua Urduna, come è accaduto in precedenza. Bruno forse è stato un po' troppo ottimista, è servita una palla un pelo bassa, un po' superficiale, un po' convinto di essere senza muro, e la palla è, come si dice in gergo, morta un po' troppo presto per permettere l'attacco di Josifov. Ottavo punto Lube, Monza sempre avanti, ma ora solo di un punto. Serve forte Bruno, a una mano Orduna per la pipe giocata da Zavorono, che ecco qui Orduna ha fatto vedere, Santi Orduna ha fatto vedere che in quanto a mani, nonostante insomma la carta d'identità reciti 1983 alla voce anno di nascita, a mani ancora è un palleggiatore di quelli che in A1 ci sta comodamente e forse anche di più. Sì, ricordiamoci anche l'anno scorso che Monza è stata la bestia nera sia della Lube, che ha rischiato di finirci fuori in Coppa, ma anche della stessa Perugia, con l'epilogo che ci ricordiamo, insomma, le discussioni e le liti che ne susseguirono, però proprio perché in gara 3 fu una partita molto accesa. Ora serve Juan Torena su Goi, deve palleggiare Orduna, alta in 4 per Zavoronok, murato da Riklischi, palla ancora in gioco, ci riprova Zavoronok, gran palla per lo schiacciatore ceco, classe 1997, undicesimo punto Monza, Josifov in battuta. Il diagonale stretto di Zavoronok è qualcosa di bello, veramente bello. È un giocatore che secondo me può crescere ancora parecchio e potrebbe veramente tra un paio d'anni essere uno di quelli tranquillamente ricompresi nella top 10 dei migliori attaccanti di posto 4 a livello mondiale. Ora il contrattacco di Galassi, a cui il muro della Lube non è ancora riuscito a trovare un calmiere, e sta continuando imperterrito a passare e a mettere giù punti. Nel secondo parziale Galassi 3 su 3 in attacco, 12-9 Monza, primo time out della serata richiesto da De Giorgi. Il Monza ha alzato il suo livello di servizio, ora non ha praticamente commesso errori, mentre già il primo set a questo punto ne aveva commessi credo già 6, e questo l'ha riportata dentro. Uniscici un po' di leggerezza, diciamo, della Lube, che ha preso l'abbrivio e quindi sta giocando con una certa, uso la parola superficialità ma non per essere esagerato, ma soltanto per dire che sta giocando senza quel cinismo, senza quell'agonismo col quale era scesa in campo. 12-9, time out di De Giorgi, che ha richiamato all'ordine i suoi. Monza non è lontana, ma pur sempre 3 punti di vantaggio, e tornerà in battuta con Viktor Josifov, che ha vinto i primi due set con il punteggio di 25-16 e 25-21. Tutto è pronto, arriva il via del signor Luca Saltalippi di Perugia, che dà l'ok a Josifov, che serve forte sulle al, la palla di Bruno, attacca di prima intenzione Anzani dopo il muro subito da Riklischi, e decimo punto Lube. Riklischi aveva subito un muro abbastanza brutto e l'aveva ripreso in testa, e ricordiamo che lui non è neanche bassissimo, e però poi Anzani ha messo una toppa dandogli così la soddisfazione di non aver subito punto. E il brutto momento di Simon culmina con la sostituzione con Bieniek. Ora serve Anzani, 12-10, servizio molto corto ricevuto da Luati, poi attacca Kurek che scardina il muro di Leal. Ecco, se si sveglia Kurek poi la situazione potrebbe effettivamente volgere al peggio, perché fino a questo momento praticamente Monza ha giocato senza il suo posto, senza il consueto apporto del suo posto,
che ora, se incomincia a girare come sa, potrebbe creare più di un grattacapo alla Lube, a partire dal servizio forte tenuto in qualche maniera da Leal. Palleggia Balaso, bene per Leal che sparacchia malamente out. 14esimo punto Monza, sì, e ora va avanti di 4. Era un po' in anticipo, la palla non c'era, per cui per quando ha impattato l'ha colpita nel, diciamo, nell'emisfero inferiore e non è riuscito a chiuderla verso il campo. Ora Kurek nuovamente in battuta, Lube che vede aumentare la pendenza del terzo parziale. Monza avanti 14-10, eccolo Rick Lischi che va ad attaccare, in qualche modo difende Luati, attacca Kurek ma è una piazzata, difesa da Balaso. Bruno si affida a Juan Torena, la cui pipe va a segno. 11esimo punto Civitanova, con la firma in calce di Osmani Juan Torena, la cui pipe non lascia scampo alla difesa di Luati. Ecco Kamil Rick Lischi al servizio alla ricerca del suo primo punto della serata, inserito da De Giorgi per Gafur nel corso di questo terzo parziale. Serve Riklischi forte su Luati, l'attesa di Galassi, Bieniek lo ferma, ci riprova Galassi, il muro di Bruno, palla ancora in gioco in qualche modo, Orduna prova a rigiocarla ma la palla cade a terra. Bieniek ha detto ok, adesso ci sono io e adesso tu incomincerai a soffrire. Questo è il sottotesto del muro di Bieniek. Come tutti i centrali che vengono per il primo anno nel campionato italiano, Bieniek sulle traslazioni, sullo spostarsi per andare a muro, qualche cosina paga, e quindi magari anche contro Ravenna ha sofferto un po' quando è dovuto scorrere, però sull'uno contro uno ha il killer instinct, ti mette quelle manine dall'alto dei suoi 216 centimetri, 213, non mi ricordo neanche quanto è alto, molto tanti, più dei due metri. Tanti. Sono tanti. Ora serve nuovamente Riklischi forte su Zavoronok, Orduna, la pipe di Luati, la difesa della Lube va ad attaccare da seconda linea. Riklischi è un pallonetto spinto che non viene trattenuto dal muro di Galassi e qui il pubblico di Civitanova esplode sul punto di Riklischi. Capiscono che c'è bisogno anche dei suoi punti, capiscono che bisogna sostenerlo e è stato accolto da un'autentica ovazione questo punto di Riklischi. Sì, ora va a raccogliere l'applauso di tutti i giocatori in panchina ed anche di una sua bella esultanza. Ci fa piacere, no? quando un giocatore esulta, anche quando qualche volta scherzando diciamo abbiamo visto i denti di Kovar, no? Quando li vediamo giocare e li vediamo sorridere è sempre un momento bello, tanto più per Kamil Riklischi che ha bisogno di trovare entusiasmo e prendersi questa maglia sulle spalle, che certamente non è una maglia leggera ma è, secondo me, e deve essere la sua maglia. Poi Kovar sorride, parliamoci chiaro, perché finalmente quest'anno, come ha detto lui, è riuscito a fare un'intera preparazione senza dolori, senza problemi, alzandosi dal letto la mattina pimpante. Sì, era sì, una sì. Sensazione che per sua esplicita ammissione era da anni che non provava più. Sì, quasi che il crucivia della sua carriera sia stata la squalifica dell'anno scorso, nella quale lui si è dedicato esclusivamente a fisioterapia e questa cosa l'ha rimesso a posto. Forse se non avesse avuto quel momento di defiance non avrebbe recuperato le sue ginocchia. Si riprende a giocare dopo il time out di Soli, si riprende con l'attacco di Zavoronok, con Soli che aveva fermato il gioco per cercare di arginare in qualche modo la rimonta della Lube che si era portata a meno 1 sul 13-14. Ora attacco di Zavoronok che rimanda sul più 2 i Brianzoli, proprio Donovan Zavoronok che andrà a battere dalla linea dei 9 metri, servizio da zona 6 per la precisione, molto potente, a cercare Leal e arriva Leis su Leal. Zavoronok va a cercare quella che è risaputo essere un po' il tallone di Achille di Leal, vale a dire la parte sinistra quando riceve in zona 5. Sì, ora fa un passettino per coprirla di più e lasciare appena penso 80-90 centimetri al battitore, ma questo scopre un po' la ricezione di Juan Torena e di Balaso. Riceve Balaso ora da seconda linea Riklischi, la difesa di Zavoronok va a contrattaccare Kurek che viene fermato da Bruno in quello che è
probabilmente un duello, chi lo sa, che rivedremo forse alle Olimpiadi. Sì, lo rivedremo alle Olimpiadi, e pensavo anche alla sfortuna di Gurek, che finalmente aveva trovato un bel colpo, aveva di fronte quanto Rena e Bieniek, ed è andata a schiantarsi proprio sul più piccolo, che era Bruno. La cui tecnica di Mulo però, insomma, è quella di un giocatore che... grandissime qualità anche lì. Ha fatto, credo, la storia della pallavolo degli ultimi 20 anni. Eccolo Gurek che ci riprova, e questa volta c'è Wantto Rena. Qui aveva molte meno opzioni d'attacco e ha cercato quella più comoda, vale a dire il money out. Wantto Rena ha allargato bene la mano sinistra, lo ha fermato. Lube nuovamente dal meno 3 al meno 1. Gurek è un po'... come dire, un po' fuori dalla partita, viene anche un po' spinto fuori dalla partita. Io credo che fisicamente lui debba ancora lavorare un po' per rientrare nel top level che gli appartiene. Ora Orduna decide di servire Galassi e decide di servirlo sostanzialmente lontano dal muro di Bieniek, che era saltato in opzione proprio a marcarlo secco. Ora fuori Andy Leal, dentro Giri Kovar, a solidificare i fondamentali di ricezione e difesa, tutto sulla battuta di Galassi. Vediamo se gli darà subito il benvenuto. Palla sul net, riceve bene Wantto Rena. Bruno, primo tempo di Bieniek. Noi parliamo sempre di primi tempi di Leo, di Robert Landi Simon, ma anche questo ragazzino di 2,10 metri, ho controllato classe prima. 1994, prende il pallone a altezze veramente stratosferiche. Ora attenzione al servizio. Sì, e tieni conto che secondo me aveva ancora 30-40 centimetri di bonus per poter attaccare più in alto. Ora serve Bieniek, che forte, riceve bene Zavoronok, che poi va ad attaccare in pai. Panzani aveva capito, ci mette una mano ma non basta, la palla cade a terra. 18-16 Monza, serve Santi Orduna. Lube ancora a rincorrere, il leitmotiv di questo terzo parziale che ha visto Monza partire con ben altro piglio e ben altra determinazione. Orduna a cercare Kovar, Bruno per Rikliski, pallonetto difeso da Goi, poi va ad attaccare Luati che mette palla a terra. 19-16, la palla che ha attaccato Ricilischi era in realtà la palla di Gafur. Bruno credo che abbia dimenticato che aveva l'altro opposto e quindi gli ha dato una palla un po' troppo rapida. Gliel'avevamo anche chiesto a Bruno in una delle volte in cui ci avevamo parlato qualche settimana fa, quanto è difficile giocare con due opposti così diversi, e lui diceva che giocano una palla diametralmente opposta e quindi anche lui un po' di fatica la fa. Ora viene fischiato il fallo di doppia Monza in difesa sull'attacco di Wantto Rena. Soli non è che sia convintissimo. Sì, però mi sembra che i suoi giocatori siano più convinti di lui. Forse lui stava facendo un po' la parte per far vedere che sta ancora, diciamo, dentro il pezzo. 19-17 con l'attacco di capitano Osmani Wantto Rena, che riporta sul meno 2 la Lube. Serve Bruno. Ricezione di Zavoronok, poi chiamata ad attaccare in pipe e ci mette un braccio Fabio Balaso, ma non basta. Punto per Monza sul 20-17. A servire Yassin Luati, giocatore che Silvano Prandi ha avuto in Francia nel suo Chaumont, tra le altre cose. Sì, abbiamo detto più volte dei giocatori della maschile francese che sono giocatori di mediamente di buonissimo livello. Poi molti di questi prendono le strade dell'estero e quindi non ti ritrovi magari le squadre francesi finaliste nelle competizioni internazionali, ma poi quando si riuniscono in nazionale, la loro nazionale è un gran bel vedere. 20-18, l'errore di Luati al servizio, serve Wantto Rena. Problemi di ricezione per Monza, palla per Zavoronok, ancora a segno. Donovan Zavoronok, 21-18. Fuori Kovar, dentro Leal, sul servizio di Josifov. Sembra che Zavoronok preferisca i muri alti ai muri bassi, no? Gioca meglio contro mani alte del muro e anche un po' con sfrontatezza che quando invece aveva davanti le mani di Gafur, che sono più basse di quelle di Rikliski. Serve
Monza, il primo tempo di Bruno per Anzani, basso, non chiude Anzani, va ad attaccare Kurek Murato, ma la palla è ancora in gioco, il pallonetto di Wantorena in pipe che non chiude, allora Kurek, diagonale stretto di Kurek, palla in campo, 22-18. Time out richiesto da De Giorgi, Lube che ha avuto due occasioni per mettere palla a terra, ma una palla bassa di Bruno Peranzani e una non comprensibile, per dire così, per Wantorena, hanno impedito a Civitanova di mettere giù il pallone. Un passaggio a vuoto di Bruno non ha permesso alla Lube di contrattaccare con efficacia, la palla così è finita semplicemente nel campo di Monza, è diventata una free ball che è stata concretizzata da Kurek in un attacco in diagonale che ha costretto De Giorgi a chiedere time out. Time out Fefe De Giorgi, time out Cucine Lube Civitanova con Monza che sta conducendo 22-18 nel terzo parziale. Lube che si è assicurata le prime due frazioni 25-16, 25-21. Ora Monza in battuta alla ripresa del gioco con Josifov. Se dovesse malauguratamente finire il set per Monza, sono curioso della formazione che rimetterà in campo De Giorgi. Serve Josifov, ricezione di Leal, brutta bagger di Wantorena, Leal la attacca con la complicità del nastro ma non mette palla a terra, allora Zavornok, muro di contenimento buono di Rikliski che poi va ad attaccare Murato, difende in qualche modo la Lube, Leal murato da Kurek, 23-18. Passaggio a vuoto di Civitanova, Monza ne approfitta, Monza che sta comunque lavorando bene a muro. Sì, sta lavorando bene a muro, complice delle alzate non proprio precise della Lube che in qualche maniera stringono il campo, quindi permettono ai giocatori di Monza di avere meno porzioni di rete da coprire. Ora nuovamente Josifov dalla linea di 9 metri. Forte ancora su Leal, bagger di Balaso, Leal va ad attaccare, out, non c'è tocco a muro, dicono i giocatori di Monza, poi però c'è il tocco ravvisato. Ti posso dire la mia? Sì. Gli arbitri non sapevano effettivamente com'era, hanno chiamato la cosa più strana in modo che Soli chiedesse check, e così si capiva, il check lui non l'avrebbe sprecato e il punto sarebbe stato assegnato giustamente, credo in un tocco d'esperienza da parte degli arbitri, hanno visto l'indecisione, dice qui nessuno se lo gioca il check, mettiamolo nella condizione di giocarselo. Non capisco se possono eventualmente loro giocarsi il check autonomamente. Sì, però credo che in questa condizione abbiano giocato d'esperienza, ma hanno dato questa sensazione perché la palla a vista sembrava molto alta. Sì, e quello che c'è dalle telecamere, quello che emerge dalla visione delle telecamere, insomma, è che la palla fosse effettivamente out. 24-18, Monza avanti di 6 nel terzo parziale, serve con Josifov, 6 palle set però a vero volley, forte Josifov su Balaso, Bruno per Anzani, fermato a muro da Galassi, 25-18. Lube in partita nel terzo parziale fino a metà, poi Monza esce alla distanza, la Lube si disunisce e si riprenderà con il quarto parziale. Una squadra molto calata in attacco, non ha trovato più punti da Leal, non è riuscita a mettere palla a terra con Rikliski, è finita per prendere due muri con i centrali ed ecco qua spiegati i 7 punti di differenza con i quali Monza ha chiuso il set. Monza che ha battuto meglio, ha credo dimezzato gli errori, poi con le statistiche lo vedremo, e questo gli ha permesso di stare attaccata al set come avevamo accennato già nel commento precedente. 25-16, 25-21, 18-25, si gioca ancora l'Eurosole Forum. Lube sempre avanti ma ora solo 2-1. Ora linea alla pubblicità, la riprenderemo all'inizio del quarto parziale, a tra poco. Alta, i 4 per Leal e la palla cade a terra.
è caduto il Palabarton, la Lube è campione d'Italia, la Lube è campione d'Italia, la Fortezza è caduta. Solo da noi, tutte le partite della Lube Volley, in diretta in casa e trasferta, solo su VD Volley, la radiocronaca in diretta della Lube Volley. Su Radio Arancia e Arancia Television, canale 210 del Digitale Terrestre. Noi saremo forti anche singolarmente, l'abbiamo visti, li conosciamo, ma saremo solo fortissimi se riusciremo a lavorare, caro Giampaolo, di gruppo. Se riusciremo a lavorare di squadra, e la squadra non la faremo solo noi, come diceva Simona, la squadra la faremo con tutto il palazzetto. Osmani Mottorena e la vittoria della Lube, è la vittoria della Lube, una grande vittoria della Lube ad un passo adesso dalle semifinali. Giannelli, Russell, Trento, campione del mondo. Ieri a Peppe o a Stefano dicevano tutto normale, io mi preoccupo perché questa squadra, se gioca normale, non è la squadra, non è la Lube. Questa squadra deve giocare in una maniera tale che sia stressata, che sia fuori, che sia su un mondo proprio totalmente differente da quella che dovrebbe essere la normalità. E questa è la partita che segna la storia della Lube. Siamo più forti veramente.
Le voglio vicino, ragazzi. Andiamo, ragazzi. Alta, in quattro, per Reale. E la palla cade a terra. Cade la fortezza. È caduto il Palabarton, la Lube è campione d'Italia, la Lube è campione d'Italia, la fortezza è caduta. Civitanova Marche, quarto set tra Lube Vero Volley Monza, campione d'Italia che si sono aggiudicati i primi due set con il punteggio di 25-16 e 25-21. Ma Monza ha riaperto la gara giocando un ottimo terzo parziale in cui la formazione di Fabio Soli si è imposta con il punteggio di 25-18, complice un Civitanova sicuramente deficitario in attacco, chiuso col 28% il terzo set, e ora conduce 3-2 nel quarto parziale, 3-1, 3-2 ora dopo il muro vincente sulla pipe di Liu Ati, che ora va a palleggiare il servizio di Civitanova. E poi Zavoronok mette palla a terra. Zavoronok 10 punti nel terzo parziale, è diventato al pari di Leal lui il principale finalizzatore di Monza in assenza di un Kurek stranamente abulico. Sì, la distribuzione di Monza ne ha fatto tesoro, perché gli ha dato ben 12 palloni nella partita, mano a mano il suo bottino sta crescendo, lui riesce a tenere per ben due terzi di questi palloni il punto nel proprio campo, mentre Fefe De Giorgi avevamo il dubbio di quale sestetto avrebbe lasciato in campo. Mi trova d'accordo nel aver scelto Gafur e Bieniek, che erano sembrati più in palla rispetto ai rispettivi cambi, diciamo. Simone partito da titolare, poi sostituito da Bieniek, confermato da De Giorgi, che invece sceglie nuovamente Gafur in luogo di Riklischi, che aveva sostituito nel corso del terzo parziale lo schiacciatore opposto iraniano in diagonale a Bruno. Ora Gafur va anche a servire dopo il gran primo tempo proprio di Bieniek, in rete Gafur, particolarmente falloso in questo match contro i suoi ex compagni di squadra. Ora Zavoronok con Monza avanti 5-3. Sì, in questo momento anche in attacco è il peggiore in campo con appena un 17%. È stato scavalcato anche dal tanto bistrattato Kurek, che invece nel set precedente un pochino si è ripreso. Ricezione di Balaso, Bruno, primo tempo di Bieniek, buono il muro di Galassi, poi Goi, serve in bagger, Kurek forte, lo ferma a muro Bieniek con la collaborazione di Bruno e Leal. Ora borbotta qualcosa Kurek, palla assolutamente non facile. No, palla non facile, anche frutto di un malinteso fra Zavoronok e Goi, perché Zavoronok voleva attaccare la palla di seconda, invece Goi praticamente gli si è infilato fra le gambe, e anche per la differenza d'altezza fra i due, e ha servito Kurek, che ha trovato una palla scontata con muro a tre e non ha avuto scampo. Ora ancora Orduna che innesca l'attacco in primo tempo di Galassi, uno dei più positivi questa sera, Gianluca Galassi, che nel terzo parziale tre punti con, anzi quattro punti con il 60% in attacco dopo i tre messi a segno nel secondo parziale. Ora serve Galassi, la palla esce, quinto punto Lube, Monza avanti di 1, 6-5. Toccherà ora a Marcus Bieniek. Le formazioni di Fabio Soli comunque sono così, non mollano mai. Sì, non mollano mai, e pensavo anche a, tornavo sul discorso che abbiamo fatto nel primo set di Galassi, che dopo l'esperienza a Perugia è venuto a Monza, e io credo che in questo passaggio lui ci abbia guadagnato, perché Soli, cioè, credo lo saprà valorizzare di più degli spazi che invece avrebbe trovato a Perugia. Ora attacca Juan Torena dopo la bella difesa e l'appoggio di Bruno in bagger. Gafur stava andando a palleggiare, Bruno lo ha letteralmente spinto via e ha detto ci penso io, roba mia. Poi Kurek si è tuffato, qui abbiamo visto la difficoltà di un giocatore di 2,7 m nel andare a tuffarti a recuperare un pallone, sebbene Kurek non sia mai stato uno specialista, un difensore. In questo fondamentale. 6 pari, perfetta parità. Lube che
ricuce lo strappo di inizio parziale 6-6. Nuovamente Bieniek in battuta forte, la palla esce anche se non di molto. Errore per Mateusz Bieniek e toccherà a Santi Orduna. Piano piano, pezzo dopo pezzo, Monza è riuscita a rimettersi in partita e ora il match è decisamente equilibrato. Sì, il match è diventato più equilibrato, un po' perché Monza è rientrata in partita, un po' perché la Lube ce l'ha fatta rientrare, perché nel momento in cui doveva spingere sull'acceleratore per dare lo strappo finale al match, la Lube invece ha un po', come dire, si è un po' ingolfata, un po' borbottato e ora ci troviamo nelle paludi di un 7 pari, 7 pari di punteggio, non un 7 pari. Ora attenzione al palleggio, una mano di Orduna sulla ricezione lunga di Luati, viene fischiato un fallo in palleggio a Orduna, stavolta Santi Orduna, cuore caliente, non proferisce parola. Effettivamente la palla, questa più che un palleggio, è stata un cercare di rimediare a una ricezione eccessivamente lunga di Luati. Ho avuto l'impressione che lui fosse interdetto fra spingerla sulle mani di Guantorena e palleggiare, alla fine non è uscito né l'uno né l'altro. Ora va ad attaccare Luati che viene fermato a muro da Osmani. Guantorena, attacco in parallela del martello transalpino, Guantorena legge bene a muro, 9-7, si ribalta il parziale dal più 2 Monza al più 2 Civitanova e Soli ferma il gioco. Sì, ci ha messo le mani il capitano che quando vuole vincere le partite inizia a spingere molto e chiede anche molto al pubblico, chiede molta gratificazione al pubblico. E ora Soli è costretto a chiedere time out, ma più per spezzare il ritmo della Lube che per dire qualcosa ai suoi, che alla fine fino a questo passaggio a vuoto avevano fatto un buon set. 9-7. Dopo il time out di Soli, Saltalippi e Farpicini richiamano le squadre in campo. Toccherà nuovamente a Bruno Mossa del Resengi andare al servizio con la Lube che ha ribaltato la situazione e ora si trova in vantaggio di 2 punti, 9-7. Ancora il palleggiatore brasiliano dalla linea di 9 metri a cercare la ricezione buona di Zavoronok, va ad attaccare Zavoronok, non tiene il muro di Gafur, 8° punto Monza. Stavo cercando di capire quanti punti avesse fatto fino a questo momento lo schiacciatore cieco. Se non andiamo errati, dopo i primi 3 set siamo già a quota 20. Sì, come dire, consistente, servito, giustamente furbo, anche nelle situazioni un po' sfortunate riesce a trovare il punto, e quasi un mezzo punto come adesso. Ora va ad attaccare Amir Gafur con la grande difesa di Bruno che ha mantenuto in gioco un pallone veramente splendido dopo la free ball a disposizione di Monza. Sì, che sarà concretizzata in un mezzo money out di Zvoronok, ben difeso da Bruno, con poi la ricostruzione della Lube conclusa da Gafur con un money out di mestiere. 10-8. Lube che ritorna a più 2, serve con il suo capitano Osmani Guantorena, forte Guantorena su Goi, palla in fronte per Santi Orduna che richiama in causa dopo tanto tempo Josifov, molto più utile diciamo questa sera nel fondamentale del muro e nel fondamentale del servizio che non in attacco, visto che Orduna l'ha davvero servito col contagocce. Mi aggancio al tuo primo commento, palla in testa ad Orduna e palla in testa a Anzani che è andato a muro con le mani aperte, Josifov gli ha schiacciato sulla testa. Sì, Josifov è stato più di sostanza che di apparenza, mentre assistiamo a una discreta vendetta di Anzani che scaraventa una palla in questa parte del campo. Assolutamente, Anzani a furia di stare con Simon che ha cancellato diciamo la pubblicità sul terzo metro del Taraflex di Civitanova, anche lui insomma ha imparato a picchiare ancora più forte se possibile. Ora serve proprio Anzani, 11-9 Lube, ricezione di Goi non precisissima, va ad attaccare ancora il solito Zavoronok, se non ci fosse lui
saremmo probabilmente già in area hospitality a mangiare due tartine. Sì, c'è anche da dire che battere piano sul libero non è che sia una grande strategia da parte di Civitanova. 11-10, Kurek. In salto l'opposto polacco, palla sul net, ricezione in tuffo di Wantorena, bagger di Bruno per Gafur che prova un colpo a metà tra un pallonetto lungo e una palla piazzata, comunque un colpo sbagliato, la palla termina la sua corsa oltre la linea dei 9 metri. Bruno alla fine aveva sistemato la palla e lo schiacciatore iraniano invece ha un po' buttato alle ortiche quello che era stato sistemato con fatica da Bruno, che aveva raddrizzato una brutta ricezione da parte di Civitanova, che aveva sofferto questa palla corta di Kurek che ora torna al servizio. Nuovamente Kurek, 11 pari, forte Kurek su Balaso, in qualche modo la recupera Gafur, palla per Leal, pallonetto spinto sopra le mani del muro di Zavoronok, la palla forse è caduta a terra, gli arbitri non se ne avvedono, ci pensa allora Bieniek, ma Leal è sotto il seggiolone del primo arbitro a dire ma non è caduta a terra? Sì, la palla era caduta a terra, credo che 4.151 persone all'Eurosuole Forum se ne fossero accorte, in realtà sono 4.150 paganti più me, mi ero messo dentro, però non era di questo avviso l'arbitro, ma ci ha pensato poi bene a fargli capire che la palla era a terra. Serve Gafur, primo tempo di Orduna, anzi di prima intenzione Orduna, palla a terra, 12 pari. Questa è stata probabilmente la prima sbavatura arbitrale in una direzione fino a questo momento, sì, quasi secondo perfetta. Me è una direzione perfetta, anche molto, molto esperta. Qui la palla io credo che fosse andata per terra ampiamente e aveva anche cambiato giro, quindi quando cambia giro è proprio segno che la palla ha impattato terra. Ora errore per Zavoronok in battuta, 13-12, Lube che torna avanti e Lube che necessita di uno strappo che potrebbe arrivare dal servizio di Leal. Ora De Giorgi entra quasi in campo per consolare un Gafur appannato rispetto alle ultime uscite. Johan di Leal, forte Leal su Zavoronok, in qualche modo Monza riesce a mantenere in gioco il pallone, poi Zavoronok chiede troppo ai suoi pur elevati mezzi tecnici e atletici. Ora Soli va dalla sua panca, verso la sua panchina e dice quanti tempi ho? E gli dicono due, no, ne hai uno, non lo chiamo. Allora non lo chiamo, non posso chiamare Cech, quindi me ne sto zitto, torno in fondo e aspetto che Leal si metta in battuta e quasi quasi gufo un po'. Serve Leal ancora forte, palla sul net, Luati la riceve, poi il primo tempo di Galassi ancora una volta vincente, prestazione davvero maiuscola quella di Gianluca Galassi, classe 1997, 201 centimetri di altezza. A me questa sera è piaciuto tantissimo, magari non molto incisivo muro, ma in attacco ha fatto il bello e il cattivo tempo. Avrei completato la tua riflessione esattamente come l'hai chiusa tu. Forse i due centrali di Monza si sono completati, perché Josipov è stato più positivo a muro, meno in attacco, mentre Galassi è stato più positivo in attacco e meno a muro. Nulla però entrambe possono contro la pipe di Leal, che in questo momento è il colpo letale che ha la Lube al suo arco. 15-13 con la pipe di Leal, Josipov che non ha messo a terra neppure un muro ma ha toccato tanto, ha toccato tantissimo ed è quello che insomma si richiede anche a un centrale della sua esperienza. Ora errore in battuta per Bieniek che regala il 14° punto a Monza, che andrà a servire con Santi Orduna. Ora attenzione perché in prima linea con Luati, Josipov e Kurek la Lube si trova davanti insomma dei clienti particolarmente scomodi a muro. Serve Orduna, palleggio di Wantorena, Bruno deve palleggiare Leal per Gafur, murato infatti proprio da Luati, 15 pari. Ora altro cambio, fuori Gafur, dentro Riklischi. Sì, Gafur questa sera non riesce a trovare il bandolo della sua matassa, non riesce a entrare in partita, è falloso,
è falloso in attacco, abbassa molto i colpi, non riesce a trovarsi. Ora puntiamo tutto su Ricilischi, che riesca a fare un buon set e portarci a casa la partita. Orduna, servizio salto flot palleggiato male da Juan Torena, ace per Orduna, 16-15. De Giorgi si trova in una situazione analoga rispetto a quella di Soli, ha già un time out chiesto e ancora uno da spendere. Sì, vediamo ora cosa sceglierà in questa rotazione contro il servizio salto flotte di Orduna, che ha creato un paio di danni nel nostro campo. Ora nuovamente Juan Torena a palleggiare non benissimo, Bruno rimedia, innesca Anzani, il cui primo tempo va a segno, la risposta del muro di Josifov termina out 16 pari. Bruno in battuta, parziale tutto da giocare, parziale tutto da vivere, perché la Lube è avanti 2-1, ma Monza è lì a lottare palla su palla, 16 pari in questo quarto parziale. Arriva l'ace di Bruno, ci pensa lui. Bruno mossa De Resengi, siamo già arrivati a 6 punti. Luatti non può far altro che mettersi su un piede come la gru e girarsi e guardare la palla atterrare dentro al campo. E ricordiamo che Luatti fra i due ricettori di Monza è quello, diciamo, un po' più tecnico, quello che dovrebbe fornire la maggior quota di copertura e ricezione. Ora deve ricevere Josifov il servizio corto di Bruno, poi Orduna, serve bene proprio Josifov che è riuscito a ricevere bene una palla non semplice che girava molto e stava cadendo nel terzo metro. Questa sera tutti e due gli allenatori hanno chiesto come variabile al servizio di servire sui centrali per provare a toglierli dall'attacco. In realtà non ha pagato in nessuno dei due campi, perché tutti i centrali coinvolti in questo tipo di attacchi di ricezioni sono stati bravi nel rigiocare. Ora attenzione alla palla che è ancora in gioco, palleggia Balaso per Juan Torena, la difesa di Luati, palla raccolta da Balaso, ancora in gioco Ricilischi, e questa era una palla decisamente troppo spinta, era quasi all'altezza dell'asta, ha provato Ricilischi a giocarla sulle mani del muro, ma il pallone tocca l'asticella. È stato 18-17. È stato sfortunato il povero Camil nel primo attacco, che aveva ben portato, e hanno ben difeso Monza, ha fatto una grande difesa. Nel secondo attacco ha ricevuto una palla molto brutta da Bruno e quindi poverino non è potuto far altro che fargli prendere l'asta. Ricezione di Juan Torena, Bruno per il primo tempo vincente portato da Simone Anzani, 18 pari, tocca a Osmani Juan Torena. L'applicazione difensiva di Monza è davvero da manuale però. Sì, è una squadra che gioca in modo molto ordinato, molto, molto attento, e non molla, continua a giocare la sua palla a volo e devi giocare la tua fino alla fine. E Anzani, che credo comunque sia vicino al 100% in attacco, credo che quasi tutti i set li abbia chiusi così, se non forse nel set che poi è andato male per la Lube, però nei set top lui c'è sempre. Ora errore in battuta per Osmani Juan Torena, lo manda a rifiatare De Giorgi, applausi per lui, al suo posto Giri Kovar, Josifov al servizio. Chissà se Kovar verrà lasciato anche in prima linea. Potrebbe anche essere, perché comunque ha dimostrato ultimamente di aver acquisito una certa continuità in attacco. Josifov serve forte sulle ala, la tiene bene, primo tempo di Anzani con un piede, Luati la tiene in gioco, va ad attaccare Kurek, è una piazzata, difesa bene dalla Lube, poi nuovamente Anzani, copertura di Kurek, Zavoronok da posto 4, Anzani a muro lo ferma, ma qua c'è stato un miracolo di Luati che con il corpo che andava verso destra ha allargato il piede sulla sinistra e ha tenuto il pallone in gioco. Ora Zavoronok borbotta qualcosa in cieco, non sappiamo cosa, ma sicuramente qualcosa di non simpatico. Avrei detto qualcosa un po' da Asterix e Obelix, maledetti questi galli, hanno difeso, difendono in modo incredibile. Ora serve Anzani, Orduna, primo tempo per Galassi, Murato, palla ancora in gioco, Orduna spinge il palleggio,
per Zavoronok, che poi viene fermato a muro da Bieniek, che poi lo guarda, i due si mettono a ridere come per dire ti ho murato comunque, il muro l'avresti perso a prescindere, quindi. Sì, tra l'altro saremmo tutti saltati in aria perché era un muro straordinario. Ora c'è da capire se Zavoronok ha mollato un po' il colpo e, oppure se comunque Bieniek aveva che è saltato massimale, però esatto. Ora serve Anzani nuovamente sull'UAT, la palla in quattro per Zavoronok che fa arrampicare il pallone sulle mani di Rykliski e Bieniek, 20 pari. Punto ancora per Zavoronok, Kurek in battuta. Vediamo se opterà per una palla corta come nella rotazione precedente oppure se andrà tutto braccio. Ho visto Soli che gli ha detto qualcosa, ma francamente non ho capito cosa. Ha portato la mano a coprirsi, ma non so che cosa gli abbia chiesto, non lo so. A cercare Kovar che riceve bene, Bruno alta in quattro per Leal, risposta del muro di Zvoranok che fa schizzare il pallone oltre le transenne di fondo campo, 21-20. Ora Kamil Rykliski. Infatti Soli non rimprovera niente al suo muro, capendo che è stata bravura dell'attacco questo colpo. Ora attenzione a Rykliski al servizio da zona 6. Lo schiacciatore lussemburghese serve in salto forte, ma la palla esce anche se non di molto. È stato un bel servizio con la palla che ha preso anche una traiettoria strana. Sì, è entrato con violenza, ha fatto forse anche la cosa giusta, deve prendere questo coraggio. Ora Zavoronok in battuta, dentro Beretta per Monza al posto presumiamo di Orduna, e infatti così è, alza il muro Soli. Non ho capito, Orduna sta presumibilmente dicendo a Goi: se ricostruiamo pensaci tu, perché ho visto che parlava proprio con il libero, come per dire. Sì, si stanno tu anche mettendo d'accordo su chi farà il centrale, essendo due centrali in campo devono scegliere chi farà il centrale. Forte Zavoronok, tiene bene in ricezione la Lube Bieniek, lui poteva averne anche tre di centrali davanti, ma colpisce il pallone ad un'altezza stratosferica e mette giù il pallone. Peraltro avendo Beretta che non è proprio il più piccolo degli italiani, diciamo. Assolutamente no. Anche se fisicamente sembra più un boscaiolo canadese. Esattamente, Beretta peraltro, lo diciamo, insomma, è uno dei veterani di Monza e ha la sua settima stagione che vive con la casacca di Monza, lui che è di Milano, quindi lombardo puro sangue. 22-21, Soli si gioca il tempo e credo che sia anche giusto, perché poi altrimenti il set ti scappa via. Beretta che ha avuto anche un discreto trascorso in nazionale ai tempi di Berruto lo vedeva come un centrale molto diligente e lo convocava spesso. Anche fisicamente imponente, forte di suoi 205 centimetri, sebbene Galassi, molto più giovane, ma gettato nella mischia da Soli, ha risposto egregiamente, forse mancando qualcosina a muro, ma in attacco, come abbiamo già detto, ha fatto il suo in maniera più che onesta. Un centrale più dinamico, direi, Galassi rispetto a Beretta, un centrale più effervescente. 22-21 dopo il timeout di Soli, serve Ioandi Leal, forte, arriva l'ace di Leal. L'UAT guarda la linea di fondo dicendo: forse se l'avessi lasciata, ma ho motivo di credere che sarebbe terminata in campo, comunque molto vicino alla riga. Non lo so, so che abbiamo bisogno di questi colpi di Leal, perché dai 9 metri la Lube può trarre quello che gli manca per chiudere questa frazione. 23-21 dopo l'ace di Leal che leva le castagne dal fuoco alla Lube, ci riprova ancora l'UAT, questa volta la tiene bene Santi Orduna proprio per l'UAT, fermato a muro da Bruno, c'è il fallo di doppia fischiato all'UAT che tocca due volte il pallone dopo il muro di Bruno. 24-21, tre palle match Lube Civitanova, che con questo incredibile sprint sul 21 pari piazza un break di 3-0, e ora tre palle match per portare a casa la decima vittoria consecutiva, tre palle match per andare a quota 29 in classifica.
Leal, match point, la tira a tutto braccio, la palla esce. Ora in prima linea spazio a Josifov al posto del libero Goi, ora dentro anche Calligaro. Thomas Calligaro al servizio, prova una variazione al servizio sul Galassi, che non è un grandissimo battitore, un battitore abbastanza scolastico, diciamo. Ora Soli si gioca la carta da sorpresa di Calligaro. Thomas Calligaro, secondo palleggiatore della formazione di Soli, seconda palla match per la Lube sul servizio del 26enne palleggiatore della formazione Brianzola. Riceve Leal, non benissimo, palla per Juan Torena, murato in campo da Josifov, palla forse un po' bassa. Ora De Giorgi presumiamo chiamerà time out, e infatti così è. Sì, ma questo anche per la salute di Soli, che non ha respirato per un minuto e 40 secondi e adesso può prendere fiato e parlare con i suoi ragazzi. 24-23, due palle match annullate da Monza e secondo e ultimo time out per la panchina di Civitanova, che ha ancora una chance per chiudere i conti e evitare così l'arrivo ai vantaggi. Ancora con Calligaro in battuta, un errore di Leal, un muro subito da Juan Torena, gli ultimi due punti di Monza, gli ultimi due punti con cui la formazione ospite ha annullato le prime due palle match dei padroni di casa. Calligaro, servizio salto flot, palleggiato male da Juan Torena, va da seconda linea Riclischi, la chiude lui con grande autorità. Kamil Riclischi chiude il punto letteralmente sommerso dall'abbraccio dei suoi compagni di squadra. 25-16, 25-21, 18-25, 25-23. Finisce 3-1, arriva la decima vittoria. Hai votato bene anche MVP? Sì, perché il suo ingresso in campo è stato molto positivo, è un centrale di belle speranze, mi è sembrato il giocatore più incisivo e meno più costante. Ero in dubbio fra lui e Anzani, alla fine ho premiato la new entry e il giocatore che aveva giocato meno. Civitanova porta a casa la decima, che non è la Coppa dei Campioni ma è la decima vittoria in campionato, allunga. Si può permettere di pensare a Trento e poi pensare alla Champions, al Mondiale per Club, diciamo, in assoluta tranquillità per quello che riguarda il campionato. 25-16, 25-21, 18-25, 25-23, questo è il verdetto dell'Eurosuole Forum di Civitanova Marche. Linea alla pubblicità, la riprenderemo per le interviste del post partita, a tra poco. Della Lube Volley in diretta in casa e trasferta solo su VD Volley, la radiocronaca in diretta della Lube Volley su Radio Arancia e Arancia Television, canale 210 del digitale terrestre. Noi saremo forti anche singolarmente, l'abbiamo visti, li conosciamo, ma saremo solo fortissimi se riusciremo a lavorare, caro Giampaolo, di gruppo. Se riusciremo a lavorare di squadra, e la squadra non la faremo solo noi, come diceva Simona, la squadra la faremo con tutto il palazzetto.
Lubber, Osmani Mantorena, è la vittoria della Lube, è la vittoria della Lube, una grande vittoria della Lube, ad un passo adesso dalle semifinali. Giannelli Russell, Trento, campione del mondo. Nuovamente in diretta dall'Eurosuole Forum di Civitanova Marche con Robert Landi Simon. Landi, decima vittoria consecutiva, bene così, un po' di apprensione, un po' di paura, però alla fine tutto è andato bene. Penso che oggi era un po', mi sa che un po' stanco, anche perché abbiamo giocato domenica, sono un po' tante partite di seguito, quindi questo a volte ci mette un po' in difficoltà. Penso che dobbiamo pensare partita dopo partita e non pensare più a che abbiamo tante partite da giocare. Adesso dobbiamo andare a Brasile, sicuramente sarà un viaggio lungo e anche partite difficili, quindi speriamo di continuare avanti il meglio possibile e speriamo di arrivare alla fine. Stefano Donati. Sì, ciao, prima di tutti, ciao e buonasera. La tua partita, all'inizio è partita, come dire, sei andato bene per i primi tre set, attaccando un po' pochino, ma comunque con bella efficacia, poi dopo è stato un pochettino più difficile, no? Credi che sia subentrata la stanchezza, come dicevi, oppure è stato qualche cos'altro? No, penso che alla fine tutti i giorni non sono belli, penso che oggi ho giocato male, l'importante è che abbiamo vinto, la squadra ha saputo rispondere quando ero in difficoltà, in altri momenti li ho aiutati anch'io, quindi è così che funziona la squadra, per quello che funziona. Non sono tutti i giorni perfetti e spero di migliorare sempre, di fare sempre il meglio. Oggi non è andata così per me e spero di continuare migliorando per continuare ad aiutare le squadre. Beh, diciamo che quest'anno stai mediamente giocando molto molto bene, no? Ravenna, hai dato un impatto secondo me bellissimo sulla partita, hai aiutato tanto la squadra quando sei entrato. Sì, è quello che ho fatto, oggi ero io in difficoltà, viene che è entrato, ha fatto il suo, ha aiutato la squadra e abbiamo vinto la fine. Sembra la partita specchiata di Ravenna. Così, no? Sembra... così funziona la squadra, per questo che siamo una squadra. Quando uno va male l'altro entra e dà una mano, per esempio Giri è entrato adesso, ha fatto delle recensioni buone, abbiamo potuto giocare tranquilli, abbiamo potuto fare il cambio palla tranquillo, quindi questo che funziona, per questo che è la squadra. Non sono tutti i giorni belli per tutti, un giorno va male, un giorno va bene, l'importante è prenderci i tre punti. È bello anche avere questa tranquillità e capire il momento. Sì, sicuramente sì. Un'ultima cosa, ora da qui fino al 26 di dicembre, 23 giorni, 10 partite, tornerai in Brasile. C'è un po' di, insomma, un po' di emozione nel tornare a affrontare la squadra in cui hai militato? È un po' strano. Emozioni no, secondo me non sono emozioni. Secondo me per giocare contro di loro magari sì, ma non sono emozioni belle, perché alla fine sono un po' uscito strano di là e sono un po' ancora in casino con loro, quindi penso che piano piano andare avanti, andare là adesso sarà un po' strano, perché sicuramente avrò tutti incontro e niente, questa è la pallavolo, no? Devo giocare contro loro e devo giocare contro il pubblico, contro tutti. Sarà bello se vinco, perché è un mondiale per club e anche perché è il primo della Lube, speriamo di vincere, no? Ringraziamo Robert Landi Simon, grazie ancora, in bocca al lupo. Ogni tanto va bene, ogni tanto va male, quindi alla grande. Ciao. Grazie Landi. Dunque noi dal Eurosuole Forum possiamo davvero staccare definitivamente il collegamento, Lube che si imposta 3-1 sulla Vero Volley Monza. Ora una lunga pausa, ci ritroveremo qui a Civitanova il 16 di gennaio quando sarà ospite del Forum Milano, tante partite tutte fuori casa e un mondiale di club tutto da seguire. Sì, buon Natale a tutti quanti direi, quindi a questo punto, perché noi ci rivediamo nel 2020, buon Natale, buon anno, sembra strano ma iniziamo a farlo. E buone feste anche se con un mese di anticipo. Da Fabio Petrelli, Stefano Donati, ancora buon proseguimento di serata.